A colpi di gare vinte, di acquisizioni, di accordi, di trattative portate al traguardo, Estra è oggi uno dei principali player del settore dell'energia. L'azienda toscana, frutto della fusione delle società del gas di Prato, Arezzo e Siena, continua a guardare avanti, non smette di puntare sul futuro. Sentite che cosa ci ha detto il direttore generale Paolo Abati. Il 2016 si apre con l'acquisizione di Copgas. Copgas è una società che commercializza gas ed energia elettrica, opera prevalentemente nelle regioni del centro-sud e per noi è un'area di naturale espansione, poiché ormai nel centro Italia siamo piuttosto radicati e Copgas contribuisce in maniera significativa a rafforzare la nostra presenza in tutta quella che è l'area che va dalla Toscana a nord fino alla Campania a sud. Estra ormai è uno dei principali player nel settore dell'energia e ormai i nostri clienti vanno indifferentemente da nord a sud. Quali sono le prospettive del mercato? Beh, le prospettive sono molto interessanti. Dell'energia ce ne sarà sempre bisogno, magari sarà un uso dell'energia anche un po' più consapevole, un po' più efficiente, però l'energia rimane sempre uno dei punti fondamentali, senza energia non si fa niente, non si viaggerebbe, non si potrebbe comunicare, non si potrebbe vivere sostanzialmente. Quindi l'energia è un settore per noi ovviamente strategico. Il nostro punto di vista, la nostra posizione è quella di rafforzarsi in un mercato molto competitivo. Lo vorremmo fare sia acquisendo società, Copgas è solo l'ultima, ma in questi mesi abbiamo chiuso anche la trattativa e abbiamo vinto una gara per l'acquisizione di Gastronto, dell'80% di Gastronto. Abbiamo chiuso alla fine del 2015 l'acquisizione di Ivea, che è la società di Massarosa e Camaiore. Insomma, la nostra progressione da questo punto di vista ci sta portando a scalare il ranking nazionale delle società del nostro settore. Come dire, Estra assopiglia tutto? Beh, no, assopiglia tutto no, bisogna sempre avere anche un po' il senso della misura. Certamente Estra è uno dei soggetti più attivi nel mercato dell'energia. Rispetto ad altri competitors siamo un po' più dinamici, preparati alla sfida del mercato e alla sfida che ci attenderà soprattutto nei prossimi anni. Quali sono i benefici di operazioni di questo tipo sul territorio? Rendere la Toscana una delle regioni con un'azienda che può portare ricchezza a questo territorio. Come? Le maestranze, le professionalità, i dipendenti, le maggiori ricadute anche in tutto l'indotto stanno tutte su questo territorio, stanno in Toscana.